Buonasera e benvenuti a Lux in Tenebris. Questa puntata è dedicata alla miniera di Servette nel vallone di Saint-Marcel. Oggi compiamo un itinerario un po' al contrario, nel senso che partiamo dalla fonderia di Trèves, dove arrivava il minerale alla fine del viaggio, e a ritroso andremo a vedere i siti di estrazione. Giancarlo, questa è la fonderia principale del complesso, in stato di abbandono evidentemente. Dunque, è una delle fonderie. Definirla come la principale forse è un pochino azzardato, direi, perché ci sono delle fonderie che hanno dei cumuli di scorie che sono altrettanto grandi, se non di dimensioni ancora più consistenti rispetto a questa fonderia. La fonderia è discretamente conservata ancora, si riconoscono ancora alcune parti che permettono di capire come funzionava questa fonderia. Una delle parti importanti sicuramente di una fonderia, di un impianto metallurgico di allora, era la parte idraulica, che era quella che riusciva a dare l'energia, no, ai mantici che andavano a praticamente far funzionare i forni fusori. Bene, il ruscello che passa, che circonda praticamente la fonderia a monte, era quello che riusciva a dare questa energia, diciamo la fonte per l'energia idraulica. Ci sono ancora delle zone che si riconoscono come zone di altiforni, delle zone che erano sicuramente dedicate alla fusione del minerale, quindi dove c'erano appunto i forni di fusione, anche perché sono i locali più bassi e sono quelli da cui poi si trova l'accumulo di scorie. Le scorie chiaramente erano una parte di scarto e quindi venivano semplicemente portate all'esterno e scaricate nella zona sottostante la fonderia. Giancarlo, esattamente qua dove ci troviamo adesso? Abbiamo fatto 100 metri dopo la fonderia in località Trèves e ne troviamo subito un'altra. Un enorme cumulo di scorie, addirittura maggiore rispetto a quello della fonderia precedente, e probabilmente riferibile a sempre una fonderia, ma di epoca precedente. Ma fisicamente, in maniera concreta, il processo di lavorazione del minerale, come avveniva? Veniva ricoperto? Il processo metallurgico era abbastanza complesso e soprattutto lungo nel tempo. Bene, questo processo aveva delle fasi che venivano definite di arrostimento, dove i solfuri, che quindi sono formati anche con zolfo, la formula chimica prevede anche la presenza di zolfo, che è un qualcosa che nel caso del rame dava fastidio, quindi bisognava eliminarlo. I solfuri quindi subivano una prima fase di arrostimento, dove veniva eliminato lo zolfo. C'erano poi invece delle fasi di fusione vera e propria, dove in poche parole il minerale veniva fuso, si divideva a seconda della sua densità in strati diversi e venivano eliminate appunto queste scorie. Quelle che ci sono alle mie spalle sono le scorie derivanti da questi processi di fusione. Molte scorie presentano ancora dei segni di rame, di ossidi di rame, no? Carbonati di rame, denunciano appunto la fusione del minerale per l'estrazione di questo metallo. Questa è una scoria derivante dai processi di fusione dei minerali di rame che presenta dei minerali secondari. Queste patine verdastre sono minerali secondari di rame che si formano appunto per l'alterazione del minerale principale, in questo caso della calcopirite. Intorno ai 1730 metri di quota, pochi metri a monte della strada poderale, si trova uno degli ingressi bassi delle miniere di Servette. Sì, il cosiddetto livello San Giuseppe. Livello San Giuseppe è una galleria abbastanza lunga, siamo intorno ai 200 metri più o meno, che aveva una funzione un po' particolare.
All'inizio c'era una camera, diciamo, di coltivazione che seguiva un banco di pirite, e poi una galleria praticamente rettilinea per 100 metri, scavata già probabilmente nel XIX secolo, che è poi stata proseguita per un altro centinaio di metri per arrivare alla base di un fornello, quindi praticamente un pozzo che va dal basso verso l'alto, e doveva andare a congiungersi, secondo i progetti appunto del direttore della miniera, con le coltivazioni a livello Tillier e a livello della cosiddetta Gran Sala, il livello Servette, quindi la parte principale della miniera. È una galleria praticamente che doveva diventare la galleria di carreggio di tutto quello che era il discorso di estrazione della miniera, dei banchi principali che stanno nella parte sud della miniera. Qui abbiamo un chiaro esempio di come venivano realizzate le gallerie, delle normalissime gallerie di carreggio. Allora, a parte il discorso della sezione della galleria, di abbastanza tipica, che permetteva a un uomo di camminare eretto, abbiamo poi invece sulla suola della galleria, il fondo della galleria, la parte centrale, che era quella dove venivano alloggiati i traversini della ferrovia de Coville, e i due canaletti di scolo laterali, che erano quelli che, con una pendenza leggerissima però presente, permettevano all'acqua di fuoriuscire dalla galleria stessa. Qui ci troviamo di fronte alla presenza di minerali di rame, probabilmente è la idrobuvardite, un minerale che è stato recentemente, diciamo, individuato, e denotano la presenza di minerali di rame, quindi derivano praticamente dall'alterazione della calcopirite, che è il principale minerale di rame della miniera. Siamo arrivati alla fine del livello San Giuseppe, dove c'è il fornello che doveva arrivare a comunicare con la parte terminale del livello Tillier, che è posto circa una trentina di metri più in alto come quota, e doveva poi proseguire per arrivare fino al ribasso o livello Sant'Andrea, galleria Sant'Andrea. Gli buttavano il minerale giù di qua e sì, lo portavano fuori. Una volta terminato, quindi collegato, il minerale sarebbe sceso da questo fornello. Ma questo cammino non è mai stato... No, perché finisce circa una decina, una quindicina di metri più in alto, e poi la sezione Servette è praticamente stata quasi abbandonata, e quindi l'opera non è stata completata. Non abbiamo ancora parlato bene nel dettaglio della storia di questa miniera. Beh, sicuramente la storia di questa miniera è una parte molto corposa di tutto ciò che si può dire appunto su questa attività mineraria. Intanto dobbiamo pensare che recentemente c'è stata la conferma di uno sfruttamento almeno romano della miniera. Nel corso dell'autunno 2012 i lavori che dovevano permettere di inserire delle condotte nel terreno per lo sfruttamento dell'energia idroelettrica nel comune di Saint-Marcel, nel vallone di Saint-Marcel, hanno permesso di fare un'interessante scoperta. I materiali sparsi sul terreno e alcuni resti visibili dalla sezione dello scavo denunciavano in maniera molto chiara la presenza di un allestimento, di un impianto di età romana. L'ambiente in cui questo insediamento romano, la cui natura è ancora da studiare, da comprendere, è sicuramente un ambiente molto particolare, perché ci troviamo all'interno di quello che può essere definito un distretto minerario, costellato dai resti dell'attività umana protrattasi evidentemente nel tempo lungamente, e racconta che l'inizio dello sfruttamento evidentemente è avvenuto nel tempo, già a partire probabilmente dal primo secolo d.C. Questo dato cronologico lo possiamo ricavare dalla lettura dei materiali che sono stati rinvenuti sul posto. Thank you.
troviamo a livello San Giacomo. Il livello San Giacomo è qualche decina di metri più alta del livello San Giuseppe, ma è una galleria che è totalmente diversa da quella che abbiamo visto prima. Infatti si apre con questo camerone che abbiamo qua intorno a noi, che aveva più una funzione di estrazione, questa volta non di un minerale, ma di pietre che servivano per creare delle macine utilizzate nei mulini. Bene, ne abbiamo due esempi qua dietro di noi, no? Due macine che erano state iniziate, che però non sono state terminate, e richiedevano un lavoro notevolissimo. Perché venivano scavate in questa galleria? Perché in questa galleria noi troviamo delle litologie, quindi dei tipi di roccia, sono cloritoscisti e talcoscisti, che all'interno hanno dei granati che sono particolarmente tenaci e quindi abrasivi, no? Che permettevano sia di scavare facilmente la roccia, sia di utilizzarla poi per queste macine rotonde dovevano appunto macinare cereali e anche altri materiali. Lo scavo della macina iniziava con questa, praticamente questo scavo periferico, no? Cominciava già a bozzare il margine laterale della ruota, chiamiamola così, no? E alla fine poi si iniziava il lavoro di distacco della macina con l'utilizzo di scalpelli che andavano cercando di staccarla dalla roccia. In certi casi l'operazione non arrivava a buon fine, e infatti è dimostrato dalle pareti, diciamo, di questo camerone e anche in altre località della miniera, dove abbiamo appunto queste macine incompiute che sono ancora rimaste attaccate, come in questi due casi e altri casi che sono abbastanza evidenti. Non vai là tanto questo pezzo, però è molto bello perché ci sono due camere una sopra l'altra, ma la particolarità è che ci sono 4-5 macine a soffitto, perfette, molto ben definite. Non mi spiego perché non le abbiano tolte, non le abbiano cavate, sono ancora lì, però è molto bello. Alcune analisi che sono state fatte dall'Università dell'Insubria di Como al radiocarbonio hanno permesso di datare alcuni pezzi di carbone all'interno di quelle scorie che abbiamo visto prima, che apparterrebbero al periodo appunto intorno al 900 d.C. Nel XVIII secolo diciamo che il grosso delle testimonianze è dato dalle relazioni di Nicolas de Robilant, ma non solo sue, anche altri storici, diciamo, dell'epoca descrivono queste miniere. In particolare sembra che verso la metà del secolo, anzi qualche decennio in precedenza, alcune frane hanno riscoperto gli imbocchi. A questo punto è ripartita di nuovo un'attività di sfruttamento durante il XVIII secolo. Nel 1854 subentra una società, l'Esploratrice, che inizia appunto la coltivazione sempre della calcopirite. Non dobbiamo dimenticare che in questo primo periodo, quindi fino alla metà del XIX secolo, l'attività estrattiva era sempre calcopirite per estrarre il rame. Bene, dalla seconda metà invece del XIX secolo comincia lo sfruttamento della pirite. Pirite che prima non veniva praticamente considerata. Perché non interessa più il rame, ma interessa lo zolfo che è contenuto all'interno della pirite. Spesso e volentieri le società che si alternano, diciamo, nella coltivazione della miniera, in particolare qua a Servette,
sono le stesse che coltivavano anche Chandeprat, la miniera di Arin a Chandeprat. Inizia a questo punto il XX secolo, e con il XX secolo subentrano anche qui diverse società che spesso e volentieri cambiavano il nome, però alla fine non è che ci fossero grossissime differenze. Nei primi decenni del XX secolo subentra la società Brambilla di Milano. Società Brambilla che è quella che dà, diciamo, l'ultimo impulso estrattivo, no, alla miniera di Servetta. E in particolare passerà poi invece il grosso delle coltivazioni alla miniera sottostante di Chuc. L'estrazione in questo caso è limitata alla pirite. La chiusura della miniera di Servette si può praticamente fare coincidere con quella di Chuc. In realtà ci sono delle differenze, perché quella di Servette era già stata praticamente messa ad attività ridotta già alcuni decenni prima. Però l'anno di chiusura ufficiale, diciamo, di queste miniere è fra il 57 e il 58. Alle mie spalle abbiamo un caseggiato di notevoli dimensioni, probabilmente realizzato nel XIX secolo, che era probabilmente adibito a ricovero minatori e a altri servizi. Questo denota l'importanza, viste le dimensioni del caseggiato, l'importanza della miniera. Miniere di piccole dimensioni sicuramente non avevano dei caseggiati di questo genere come servizi. Ci troviamo nella sezione sud della miniera di Servette, forse la più importante e anche in un certo senso però la meno accessibile. Qui siamo sulla cosiddetta strada Cavour. Di lato, qui in basso, si vede una tubazione in ferro che era la tubazione dell'aria compressa. In effetti, nel periodo di sfruttamento della ditta Brambilla, noi avevamo i compressori che producevano l'aria compressa a Chuc, e quest'aria tramite una rete di tubazioni veniva inviata fino a Servette, dove faceva funzionare tutte le perforatrici. L'impianto romano che è stato possibile scorgere e quasi solo intuire sulle pareti della trincea di scavo era composto da una serie di dispositivi per la distribuzione del calore. Quindi abbiamo una sorta di condotto, abbiamo un ipocausto, che è un'intercapedine cieca atta a distribuire il calore su una superficie, e poi abbiamo un piano pavimentale che ha subito dei rifacimenti. Per costruire questo impianto sono stati impiegati dei materiali refrattari, dei mattoni modulari che potete osservare sul piano, che dovevano appunto fornire la necessaria resistenza al calore e costituire un solido piano d'appoggio. Le tracce del nero fumo sono visibili ancora sulle patine di questi mattoni fittili. Il frammento che ho in mano è una piccola porzione del piano pavimentale che era sorretto dai mattoni qui davanti. La composizione è un classico impasto realizzato con malta, tenace e frammenti di laterizio. Al momento è difficile determinare la natura esatta funzionale di questo sito. Potrebbe essere connesso direttamente con le lavorazioni dell'estrazione del minerale, potrebbe anche denunciare semplicemente la residenzialità di alcuni gruppi umani che in età romana però certamente potevano essere stati attratti dallo sfruttamento delle risorse minerarie e quindi lì avevano stabilito la loro residenza. I segni della vita quotidiana costellano tutta l'area.
Ci sono materiali importati, come per esempio il collo di questa anfora Dressel 6B, è un'anfora olearia, ci sono suppellettili domestiche, per esempio questi resti di patere insigillata, un materiale rifinito che abbelliva le tavole in età romana. Ci sono anche frammenti di recipienti che raccontano le funzioni più comuni, le esigenze più frequenti. Appunto questa per esempio è il collo di una piccola anforetta che serviva per mescere i liquidi. Tutta l'area occupata dai resti archeologici, che abbiamo descritto sommariamente, è caratterizzata dalla presenza di ingenti quantitativi di scorie che denunciano proprio una lavorazione di qualche minerale che è ancora da determinare. Soltanto attraverso l'esecuzione di indagini mirate e di studi più approfonditi su quella che è la parte scartata del minerale, appunto la scoria, sarà poi possibile determinare quale tipo di metallo era così ricercato da motivare questa presenza organizzata in età romana. Sicuramente gli studi finora condotti hanno già attestato lo sfruttamento in epoca medievale. Qui ci troviamo davanti all'ingresso del cosiddetto ribasso. Ribasso o Galleria Sant'Andrea, come veniva chiamata all'inizio del secolo scorso. È una galleria che è stata chiusa perché è pericolosa. In realtà comunque questa galleria era la galleria, e si vede chiaramente dal basso, di eduzione delle acque di tutta la zona di coltivazione, di antica coltivazione, perché andiamo indietro fino al tempo dei Romani. I Romani scavavano in questa zona, no? E quindi era quella di scolo delle acque, di eduzione delle acque. La galleria va dentro diverse centinaia di metri, si collega con i livelli superiori che sono crollati e inaccessibili, e quindi interessa i banchi di pirite e di calcopirite, perché c'erano alternati praticamente in diversa posizione gli uni rispetto agli altri, una situazione geologica diciamo abbastanza complessa, e questa galleria appunto permetteva di estrarre il minerale dal basso, no? Ma soprattutto più che il minerale erano le acque, perché le coltivazioni superiori nei Cameroni erano delle coltivazioni che tendevano a riempirsi di acqua. Era un problema abbastanza serio quello appunto dell'eduzione delle acque in questa zona della miglia. E questo ingresso, ora semi allagato, ai tempi veniva chiamato il Porco Buco. Bene, questa è sicuramente una galleria antica, perché su planimetrie dell'inizio del XIX secolo è citato solo l'ingresso e non è neanche dato il rilevamento, un rilevamento che invece compare poi su una planimetria della società Brambilla, l'ultima concessionaria. È una galleria abbastanza tortuosa e allagata proprio per queste piccole frane che si verificano all'inizio, e presumibilmente era stata scavata per esplorare le mineralizzazioni a muro, cioè nelle zone diciamo laterali a quelle principali. Infatti ci troviamo appena a valle del famoso livello Servette, no? Con la Gran Sala e tutte queste diciamo denominazioni locali che usavano i minatori, e che era la principale coltivazione nella miniera di Servette. Bene, allora penso che possiamo chiudere. Dall'ingresso chiamato Porco Buco chiudiamo questa puntata di Lux in Tenebris. Grazie e buonasera.